in collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia, Rechico Caffè, la tua pausa di qualità. Buongiorno amici del Nima Show, come state? Buon lunedì 20 gennaio. Ecco, quest'oggi è una puntata un po' particolare. Intanto buongiorno cara Cocò. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma dove siamo? Siamo in un posto un po' strano. Un po' particolare, abbiamo detto, dai, non facciamo il solito lunedì sempre dallo studio del Nima. Ma sì. Andiamo in trasferta. Bisogna provare delle cose nuove nella vita. Ecco, cioè, non esageriamo, ma ho detto andiamo in trasferta dall'amico Marco Tonelli che ci presta il suo studio, Studio Nord di Via Callai numero 9 a Parma, volenterissimo. Tra l'altro ce l'abbiamo in regia quest'oggi, lo vedremo in onda giovedì perché torneremo a rompergli le scatole anche giovedì per una bella puntata con un grande ospite all'interno del suo studio. Intanto io ne approfitto, sì. Saluto gli amici che sono venuti a sentirci questo fine settimana, che erano presenti sabato sera al Circolo Alibi di Lemignano di Collecchio. Sì. E tu, tutto a posto? Tutto bene, io qua mi trovo benissimo perché c'ero già venuta quest'estate, no, anzi dopo l'estate, l'inizio del 2019, dell'autunno per incidere il mio CD. Si sta facendo pubblicità, avete capito? E quindi mi sono trovata benissimo, accoglienza mille, e qua bisogna venire ragazzi, perché qua si registra da Dio. Vabbè, ma questo ragazzi lo sanno già i nostri telespettatori, perché abbiamo fatto una puntata, penso l'anno scorso, dove il nostro caro Marco Tonelli, il nostro tonno, spiegava un po' come nasceva l'arrangiamento, la canzone, sì, della, sì, musica da ballo. Tra l'altro abbiamo visto recentemente sulla sua pagina Facebook grandi collaborazioni, perché sì, ha avuto recentemente un grande artista, l'arrangiatore dei Mattia Bazzar, sì, Marrale, il famoso Marrale che era presente sempre nei Ho visto che ha perso parecchi capelli. Vabbè, quello è nella, cosa c'entra? Quella della vita. No, me lo ricordavo ancora quando era tutto riccioluto. Infatti, ho fatto fatica. Anche io ho fatto fatica a riconoscerlo, però l'abbiamo Ma visto. Presto, ragazzi, vi annuncio già che nel numero di Ni Magazine di febbraio il nostro tonno ha già pronto un bel articolo nella sua rubrica È passato di qui, perché giustamente è un bel personaggio fare diversamente. Ovviamente non abbiamo pronte le immagini di questo weekend perché è lunedì, e allora automaticamente lo sapete, no, che vi dovete ricollegare venerdì. Il venerdì ci sarà tutto il materiale. Si pronto. Mangia magro, allora il venerdì è tutto a posto, allora ci stanno anche Pensa sempre al mangiare. Le immagini. Vabbè, cominciamo con i primi appuntamenti, dai, del nostro amico Paolo Bertoli. E ti chiedo di spostare un po' i tuoi riccioli dal microfono. Ah sì, scusate. Ecco, molto bene, mi fa piacere così. Andiamo in sovraimpressione con la slide, vai cara. Allora, ecco qua gli appuntamenti dell'orchestra di Paolo Bertoli. Venerdì 24 gennaio lo troveremo al Manhattan Music and Dance di Reggio Emilia. Sabato 25 gennaio al Sandalo Cinese a Stradella di Pavia. E domenica 26 gennaio al Salone delle Feste a Tovo San Giacomo in provincia di Savona. Molto bene, rientriamo in studio e siamo all'interno, come abbiamo detto prima, dello Studio Nord di Parma, dove tra l'altro il nostro amico Paolo Bertoli viene a registrare con i suoi cantanti. Ragazzi, da qui saltano fuori tutte le registrazioni dei CD che ascoltate nelle serate e che potete comunque comprare dalle orchestre direttamente. Direi di andare subito in musica. Un'ultima canzone che è stata incisa in questo studio è Padre Vagabondo, se non sbaglio, o Ponte di Ferro. No, l'ultima è Ponte di Ferro. Andiamo col Ponte di Ferro. Va bene. Bello. Sì. Sa mai che... Andiamo sul ponte, dai. Andiamo sul ponte. Ma c'è a Parma un ponte di ferro? Ponte di ferro? Beh, quello che va al Ponte d'Attaro. Va bene. Sì, va bene. Andiamo subito. Tanto ci ascoltiamo la canzone. Più non canto e più non ballo perché il mio
Eccoci rientrati dopo questo bellissimo brano. Salutiamo i cantanti, Manuel Rodi. Tutti gli artisti. Non ridere. No, non ridere, qua, ma c'è stato un fuori onda un po' comico, insomma, non si può ripetere con lasciamo altri perle. Amici no, che sono qua presenti. È stata rifatta l'inquadratura perché tu ti sei spostata, sì, giustamente. Va bene, va bene. Perché sei indisciplinata davanti alla. No, sono in discesa. Allora ogni tanto. Vuoi che ci scambiamo? Alle ruote. Vuoi che ci scambiamo? Ma no, va bene così. Va bene così. Ma non esageriamo. Ah, che dire, ragazzi, continuiamo all'interno del nostro viaggio, all'interno dello studio Nord numero 9. Intanto, Tonno, che sei in regia, segna pure sulla fattura elettronica, perché te ne arriverà una di quelle, ma proprio di quelle pesanti. Un altro circolo che fa parte dei circoli partner del Nima Show, che è entrato a farne parte comunque da gennaio. Sì, da poco. Le news. Una new entry. A proposito di news, però un po' che non il Nima News, i due desaparecidos non si fanno. Nima News? Ah, nella puntata del giovedì. Con le notizie strambe da. Ma adesso piano piano si riprende. Ma perché tra poco entrerà nella casa del grande fratello, il nostro Vasco Maio Rossi. Intanto giovedì collegatevi, perché qui all'interno, dai, abbiamo svelato l'arcano, all'interno ormai. Del studio Nord di Parma ci sarà un'ospitata con il grande Vasco Maio Rossi e forse anche il Fumagalli. Forse viene anche il Fumagalli. Il suo impresario. Sì. Stavo parlando dell'Aviscristo di Parma, via Benedetta 49, ecco che arriva la slide in sovraimpressione e vi ricordo che il numero per telefonare è il 335 81 10 925, via Benedetta 49, come ho detto prima, a Parma. Sabato 25 gennaio ballerete con Battaini e Conti, questo è l'appuntamento dell'Aviscristo di Parma. Rientrami in studio e... Al volo. Cambiamo, andiamo subito al Castelletto. Da un circolo di Parma passiamo a un altro. Vai con la slide. Circolo Polisportiva Castelletto, via 0839 Parma. Vi ricordo il numero di telefono 0521 244 362. Sabato 25 gennaio l'orchestra Diego Zamboni. Molto bene, rientriamo in studio a dire ad andare in musica. Altro artista che viene a registrare qui. Giovedì chiederemo un po' di informazioni al nostro Tonno. Oggi ha detto che non aveva voglia di presentarsi in video, preferisce stare dietro le quinte, sta dormendo. Ha avuto una giornata impegnativa. Molto. Comunque grazie Tonno per questa ospitata spontanea che hai nei nostri confronti, perché il Tonno non si tira mai indietro. Esatto. Anche se stanco, lui non riesce mai a dire di no. Avesse potuto, ma andiamo avanti, andiamo in dopo musica. Le feste si lavora tanto. Una canzone che arriva con Diego Zamboni, è proprio la canzone che ha scritto Marco Tonelli, sai? Ah sì? Quale? Io non mi arrenderò. Ah, bella. Ma neanche lui, tra poco vai a letto, non ti preoccupare. Fa la pausa pomeridiana, pranzo, dopo sì. Deve riaprire il sonnellino, perché ieri ha avuto una giornata intensa. Mamma mia, povero Tonno. Vorrei andare per le strade di città, tenendo tra le mani il cuore, per mostrare a tutti quanti il mio dolore, finché la notte non discenderà. Solo 3 anni sono passati ormai, e adesso tu mi manchi più che mai. Ma non mi arrenderò, io non ti lascerò. Ogni volta guardo sulla bocca tua, il tuo sorriso non è uguale, i tuoi occhi dicono solo verità. Non fai che farmi stare male, stavo in ginocchio ringraziando Dio per questo dono che
credevo mio, ma non mi arrenderò, io no, non ti lascerò. Aspetterò come una volta al tuo ritorno, mi farò intrigante e mi innamorerò di quella donna che ho nel cuore. Tanto lo so che non ritornerai, tu sei di un altro, non tornerai mai, ma non mi arrendo. Io no, non ti lascerò. Siamo rientrati anche noi dalla pausa pisolino. Occhio come si dice, perché potrebbe, cambiando una vocale, potrebbe diventare un'altra cosa il pisolino. Pisellino. Vabbè, una vocale. Ma non dovevi dirlo. Ma oh, guarda te. È una bambina, lei. Ma il pisellino, ma non è niente di che. Sì, cioè. Sono i pisellini Findus. Faccio anche pubblicità. Quelli che si mangiano. Quelli, pensate sempre male voi uomini. Quelli col baccello. Insomma, quelli col baccello. Mamma mia. Hai presente cos'è il baccello? Sì, caro. Sì, è l'involucro. È l'involucro. Molto bene, molto bene. Mi fa molto piacere. Rimanendo a Parma. Hai fatto un bel acuto, eh? Che nota hai toccato? Ma, maestro, maestro, mi può fare un segno dalle quinte? Lei che ha l'orecchio assoluto. Niente, sta dormendo ancora, no, sta dormendo ancora, vabbè. Si bemolle. Si bemolle, perfetto, molto bene. Quindi ridillo che... Ma non ho capito se tutto si bemolle si... era riferito al pisellino. No, basta. Ok, siamo in orario di fascia protetta. Ritorniamo seri. Tulipano, stavo dicendo che tocca a noi questo fine settimana. Tocca a noi, sì, ecco la slide che arriva. Adesso dopo dirò un'altra cosa. Centro sociale Il Tulipano, via Bonomi 23 a Parma. Prenotazione al 345 98 799 32. Sabato 25 gennaio, orchestra Nicola Marchese. Domenica 26 gennaio, al pomeriggio, arriva la grande fisarmonica di Atos Bassissi. Ritorniamo in studio. In studio Nord numero 9. E il track che segna via Calani. Conosci l'orchestra Nicola Marchese tu? Io?
Ma mi è sembrato di sentire di vedere un gatto. Mi è sembrato di vedere un gatto, dai. È un'orchestra che nella zona, insomma, sta facendo bene, no? Vabbè, a giudicare dalla gente che ci viene ad ascoltare. Anzi, ringraziamo tutti, sì, perché siete sempre più numerosi. È questo... come direbbe la nostra amica Barbara D'Urso, perché siete voi che con il vostro cuore ci seguite. Ma poi adesso non è per il numero, però questo testimonia il fatto che comunque la gente viene numerosa proprio perché si vede che si dà qualcosa, no? Tutta l'orchestra trasmette, dai, noi vogliamo trasmettere. E non diamo torte, non diamo dolci, noi diamo soltanto emozioni con le nostre canzoni. Intanto la regia mi fa un segno di un cioccolatino. Ecco. Non hanno capito che a mentre si lavora a quest'ora, mentre è gradito. Sì, perché dobbiamo accingerci al pranzo, ma portate pazienza, dobbiamo. Ci parlavi dell'orchestra? Nicola Marchese, ecco. Che poi sarei io, ma ci ascoltiamo una canzone in due, dai. Esatto. Dedicatissima all'amico Franco di comodo sta nostro amico Franco. Anche di sì, perché ti saluta sempre, Davvero? Anche quando mi telefono che tu non ci sei, mi dice salutami la cocco. Che carino, dai. Vero, allora un saluto a Franco. Lui bacione. Predilige questa canzone, musica e parole. Che tra l'altro, anche se è di Omar, noi due l'abbiamo registrata proprio qui al Studio Nord di Via Calare numero 9. Tech. Adesso ce l'ascoltiamo. Vamos. Sei nelle corde mie come il vento che scorre piano e fa tremare. Sei dolce melodia fra le note che fanno amore respirare. Sei musica che fa, si concede al mondo, tocca il mio profondo. Tu che non parli mai, ma che cantare fai. Musica che vivi tra la gente, a volte sembri indifferente, sai trovare le parole anche quando tutto muore. E non basta una carezza a cancellare l'amarezza di un amore che ferisce. E se la musica finisce non c'è niente più da dire, ma c'è tanto da sentire, perché siamo noi l'amore, perché siamo noi l'amore. Siamo musica e parole. Sei nei silenzi miei come un fiore che cresce solo dalla terra. Tu che accompagni noi, che fa risuonare note sulle scale. Tu che non parli mai, ma che cantare fai. Se la musica finisce non c'è niente più da dire, ma c'è tanto da sentire, perché siamo noi l'amore, perché siamo noi l'amore. Siamo musica e parole. Siamo musica e parole. Siamo musica e parole.
Bella. Eh? Bella. Dicevi a me o io devo dire a te? No, fammi capire la canzone. Dai. No, ho capito cosa stavi dicendo. Ma siamo sempre qui, ragazzi. Ne approfitto per ricordarvi che per le puntate di martedì e forse mercoledì, non sono sicuro, dipende un po' da come salteranno fuori le immagini, ci gusteremo una bellissima orchestra che il sottoscritto è andata a riprendere venerdì sera alla Redas di Montecchio, visto che sono diventati partner anche loro del Nima Show. L'orchestra si chiama Renzo Biondi. Quello che, che non c'entra niente con Mario Biondi. No, non c'entra niente, anche perché sono due generi totalmente diversi. Uno arriva dal Veneto, un altro è proprio di Parma. Tra l'altro sono stato la settimana scorsa al concerto di Renato Zero, no? Avete visto qualche immagine dal mio... Ci hai deliziato con i video, credo ogni tanto... E ho saputo che all'interno del coro, che erano tutti ragazzi giovani, ci sono... i Wachuwari Voice, una cosa del genere, diretti dal maestro Adriano Pennino, ci sono due figlie... Ho sentito che dicevi che ci sono le figlie... Ci sono due figlie del famoso Mario Biondi. Quindi il talento si trasmette dal padre anche figlio. Dal padre, insomma. Poi lui di figli ne ha parecchi. Quanti ne ha? 5 o 6. Addirittura, auguri! Sì, non è mica stato lì a pettinare le bambole. Buon divertimento, va bene, ormai il divertimento è passato. Ma andiamo avanti con gli appuntamenti, ci spostiamo dalla città di Parma, andiamo a Torre Chiara. Sì, ecco che arriva la slide. Eccomi qua. E fai attenzione sul venerdì, ragazza, perché abbiamo inserito l'appuntamento latino-americano. Vai! Eccoci qua, Dance in Pier Maria Rossi, Torre Chiara in provincia di Parma. Per info e prenotazioni il numero è 340-269-1601. Come diceva prima l'amico Nicola, tutti i venerdì appuntamento latino con la serata Mamacita. Wow. Sabato 25 gennaio orchestra Giacomo Maini e domenica 26 gennaio al pomeriggio orchestra Luca Canali. Ma spiegaci, Mamacita cosa vorrebbe dire? Mamacita è un modo, è una serata... Un malaghegno? No, non lo so, però è la serata che è stata chiamata in latino americano. Per rendere l'idea, il significato però non lo sappiamo. No. Io mi ricordo Mamawana, che quando sono andato a Santo Domingo era un buon digestivo, anche io che non bevo però lo bevevo. Beh, dovremmo capire allora cosa vuol dire Mamacita. Va bene, ma secondo me è una cosa inventata. Ma tu non chiede tutte le cose. Ma lo sai che io devo sempre capire nelle cose, no? Mi piace sempre andarci dentro, no? Oh, Mamacita santa. Vabbè, non sono leggera. Andiamo avanti con la musica, ci ascoltiamo Giacomo Maini, dai, una bella fisarmonicata. Dal titolo Battagliero. Vuoi una polca che ti piace? Dai, andiamo con la polca, senza nulla togliere al battagliero. Al battagliero. Allora ti propongo questa, Baldoria. Dai. Facciamo Baldoria? Ma sì, vai. Thank you.
Ma sai che non ti ho chiesto una cosa? No, è tutto a posto? Hai trovato subito lo studio? Sì, ho trovato subito al volo, anche perché, come dicevo, appunto, sono venuta qua un po' di volte, quindi ormai ho imparato l'indirizzo, ho imparato a parcheggiare bene la macchina. Via Callani è di fianco a via Kent, no? Ma sì, ma ascolta, basta, no, perché una volta mi sono persa qua, perché chi se lo fosse perso, diciamo che mi sono persa qua, allora, non trovavo più la macchina, poi era nella via di fianco. Poi vabbè. Dopo Tonno ha loro fatto devono di continuare tutto, a infierire. Col satellitare ha trovato la sua, ma era la tua vecchia macchina, non quella che hai adesso. Esatto, quella di prima, quella che ho adesso è rossa, quindi si vede di più. Vabbè, la trovo anche la targa, se vedete la no, signore. Andiamo con il circo. Circolo Arcistella, ragazzi, ecco qua che arriva la slide, Piazza Fontana 6 a Trecasali, info prenotazioni al 338 52 57 910 340 26 91 601. Domenica 26 gennaio, orchestra La Band Italiana, ospite Katia Bagutti. Rientriamo in studio e ti dedico questa canzone. Tu quante volte ci sarei andata alla stazione di Parma? Perché? Così, è una domanda. Beh, recentemente sei andata a Milano. Sì, sì, recentemente sì, ma ti dirò, comunque io non usi i treni? Non uso spesso il mezzo pubblico. No, preferisco andare in macchina quando mi devo spostare, sì. No, fai male, perché il mezzo pubblico ti permette, soprattutto in città, di non inquinare. Sì, però il treno in città non è che c'entri molto. Vabbè, lo devi prendere in città per andare in altri paesi. No, ho capito. No, beh, gli autobus magari sì, ne faccio uso degli autobus, anche della bicicletta. No, ma a me serve il treno. Dai, dove vuoi arrivare? Perché la canzone si intitola La stazione dell'amore. Oh, vai! Sì, una volta, e no? Allora andiamo alla stazione dell'amore. Alla stazione dell'amore, quella di Parma. Perché tra l'altro io non ci sono mai stato da quando molto l'hanno bella, rifatta. Molto bella, vuol dire che neanche io. Sono riuscita a perdermi anche lì. No. Sì, mio marito che mi aspettava giù perché c'è una vetrata, mi faceva così e io non trovavo, assolutamente non trovavo da scendere. Perché c'erano anche dei lavori in corso, stavano mettendo a posto un po'. Okay. E quindi la scala mobile, niente, non andava da un verso. Va bene, queste sono le disavventure della nostra coppa. Potremmo fare un trailer. Sì, ci sarebbe da ridere. Le comiche, le comiche. Andiamo in musica, La stazione dell'amore. Ecco. Oscurità, portami lontano senza fermarti. Lui non m'ama più, ma perché tocca sempre a me caricare sogni nei bagagli. Corri più presto, corri fischiando, ora nessuno mi aspetta più. Se il mio ragazzo tornerà alla stazione spunteranno rose viole in questa valle che ha vissuto il primo amore insieme a lui. E la campana suonerà alla stazione dell'amore. Il treno fischierà due volte nel vedere quanta gioia e quanti baci mi darà. Già lo sai che il mio amore torna davvero. Ora son felice perché lui ha scelto me come nei bei sogni di primavera. Corri più presto, corri fischiando, ora qualcuno ti fermerà. Se il mio ragazzo tornerà alla stazione spunteranno rose viole in questa valle che ha vissuto il primo amore insieme a lui. E la campana suonerà alla stazione dell'amore. Il treno fischierà due volte nel vedere quanta gioia e quanti baci mi darà. La 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 la
campana suonerà alla stazione dell'amore. Il treno fischierà due volte nel vedere quanta gioia e quanti baci mi darà. Il treno fischierà due volte nel vedere quanta gioia e quanti baci mi darà. Siamo rientrati alla canzone, intanto la regia ha fatto la battuta, sì. Ha detto che questa è l'unica stazione che non inquina, la stazione non dell'amore. Inquina, in più sono andati a vedere su Wikipedia, che cosa? La parola mamacita. E vuol dire? E vuol dire mamma alla fine. Ma anche mamaguana vuol dire mamma, non so quanti modi ci sono di chiamare. Non lo so, comunque. Mamma. La mamma. Va bene, dai, io sono contento perché adesso partiamo con la slide del rugantino di Basilicanova. Sì. Che è un po' che comunque la ripetiamo nei nostri appuntamenti, perché è un appuntamento che vedrà una nuova apertura. Sì, una situazione nuova. Diversa, è il venerdì. Di solito al Rugantino si ballava il sabato, da febbraio si è voluto cambiare. E chi è che parte? Lo vedrete con questa slide. Vai Carla. Circolo Arci Rugantino, via Giovanni Falcone 2. Per info e prenotazioni vi ricordo il numero 0521 682 000. Venerdì 7 febbraio, indovinate un po', l'orchestra Nicola Marchese con ospiti. Ma che bello! Gli ospiti ve li diremo strada facendo. Una sorpresa. Sì, qualche giorno prima della serata, che così teniamo alto il suspense. Non ci andiamo ad ascoltare un brano, perché la nostra canzone l'abbiamo già ascoltata. Quindi, cara Coco, andiamo avanti con il Manhattan Music and Dance, che dovresti avere sempre tu nella seconda pagina. Giro! Vai! Allora, ecco la slide, vamos. Ecco, Manhattan Music and Dance, via Monti Urali 4, Reggio Emilia, venerdì 24 gennaio, orchestra Paolo Bertoli. Per info e prenotazioni, Deborah 348-529-8529. E durante la serata, come sempre, vi verrà offerto lo spuntino. Molto bene, direi di andare in musica con un qualcosa di diverso. Sì. Un qualcosa di diverso, e devo fare una dedica particolare a questo, perché ha telefonato un'amica. Un'amica dal nome semplice Maria che dedica al ballerino Sergio di Parma una canzone. Oppala. Però io chiedevo, mi informavo, cercavo di capire, Maria di dove... No, Maria! Tu sei curioso, perché qua ci sono, nelle dediche, in Galazzi, c'è un mondo da scoprire. Vabbè dai, Maria, ci vuole una canzone d'amore, dai. Maria, molto comune, Maria. Secondo me si chiama con un altro nome. Comunque. Ah, dici che è stato Ma forse sono un po' troppo maliziosa. Ma non indaghiamo tanto, ci fanno dei gestacci dalla regia, meglio lasciar perdere. Io direi di andare con una canzone dal titolo Ti amo davvero, di Pietro Galassi. Oh, dai, bene, dai. Allora, Maria che la dedica a? A Ballerino Sergio di Parma. A Ballerino Sergio. E non chiedete di più perché non sappiamo. Mode non siamo. Telefonate mode, a chiedere informazioni. Mode ecco, siamo. Vamos. Che mi inebria la mente,
quando parlo con te. Credo di essere innamorato. Sento un gran brivido addosso e non l'ho avuto mai. Che mi fa innamorare ogni giorno di più. Sarà che mi manca il respiro e non mi sembra vero quando sto insieme a te. Ora una cosa, ho voglia di far l'amore per ore con te. Io ti amo davvero, voglio ascoltare il mio cuore impazzito per te. Ormai stiamo quasi giungendo al termine, ragazzi, abbiamo gli ultimi appuntamenti danzanti e dopo daremo la linea alla cucina. Sì, c'è sempre Guerini, c'è ancora. C'è sempre lui, non è che ha cambiato, siamo ritornati come la prima. Infatti vi siete accorti, amici, che da gennaio il Nima Show è ripartito all'orario vecchio 11:20 fino a mezzogiorno e mezzo. Pertanto, secondo me, sì, tra poco ci sarà un cambiamento. Sì, cioè? Mi sento che al posto di Guerino ci sarà il nostro Maio. Dici col sì, figlio? Secondo me sì. Presto una puntata. Perché è appassionato di cucina. Lo so. Lo stiamo scoprendo sempre di più. Gli abbiamo dato questo live motive. Su Unimagazine. Dicevo questa cosa di vita, cioè questo obiettivo questo. Ecco, insieme al figlio, perché lui si diverte, sta, io non immagino a casa che cosa combinano, ma secondo me tutte le padelle è molto bello avere due cuochi in casa. Mettete a posto quelle pentole, è il sogno di qualsiasi donna, secondo me. Sì, avere due cuochi in casa che ti cucinano. No, veramente è il sogno di qualsiasi donna. E andare al supermercato e prendere il sugo di chianina. Basta! E continua a prendermi in giro! Non è vero.
Però nella puntata di giovedì avremo il Fumagalli, che so che è passato dal supermercato. Chiederemo come però sarà. Io gli ho chiesto, fammi sapere com'è. Non ha detto niente. Non so se per non diciamo la marca, no, secondo me. Dopo lo intervisteremo. Dai. Ma noi andiamo a Casal Grande, big house. Ecco che arriva la slide in sovraimpressione e vi ricordo che il sabato 1 febbraio ci sarà la festa d'inverno con l'orchestra Francesca Mazzuccato. Dalle 19 alle 21 cena con menù alla carta, primi gnocchi e tigelle, ingresso al ballo 10 euro a persona, anche per chi cena. Info e prenotazioni 0522 84 63 22 335 62 44 675. Cosa ci ascoltiamo di Francesca? Cosa dici? Dunque, come si intitola quella? Quella bella. sì, proprio quella. Arriverà. Bella, ricordato. Tra l'altro ho sentito la versione, anche voi amici a casa l'avete sentita, perché abbiamo mandato in onda due puntate fatta da un uomo, con l'orchestra di Pietro Galassi, sì, quello lì era proprio colui che l'ha scritta. Io questa canzone l'ho conosciuta con la Francesca, cioè, poi dopo mi sono stupita. Sì, ma c'era uno con la barba, con gli occhiali, era proprio uno dei big, vedi tu, Pietro Galassi. Vabbè, li sto conoscendo adesso. Che ormai non aspettavi più, e in un momento il cielo grigio tornerà a dipingersi di blu. Ti giuro mai avrei pensato, immaginato, e invece siamo qui, senza parole, solo con il suo sorriso ti dirà di sì. Arriverà anche il tempo delle spiegazioni, parlare, ridere, scambiarsi le emozioni, la via segreta che ti porta in fondo al cuore, che arriverà, arriverà, arriverà. Dalla continua logorante corsa ostacoli delle città. Ti sembra adesso incomprensibile una cosa da non credere. Tutti questi anni persi a fingere cercando di non cedere. Arriverà anche il giorno di una discussione, per fare pace puoi stonare una canzone, quella d'amore che cantavano anni fa. Arriverà, arriverà, arriverà. Arriverà, 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 arriverà.
Dancing Gredas, l'unico locale da ballo della provincia di Reggio Emilia. Viale Marconi 26, Montecchio Emilia, Reggio Emilia. Info prenota 346-06-01968. Venerdì 24 gennaio, Manuel Martini. Sabato 25 gennaio, Mario Riccardi. Domenica 26 gennaio, pomeriggio e sera, Marco e Alice. Vi ricordiamo inoltre che tutti i venerdì suonerà per voi DJ Gigi Patacini nel Piccolo Redas, tutti i sabati DJ a rotazione con special guest, domenica pomeriggio DJ Randaggio. Coop Tempo Libero, via Provinciale Sud 2 / B, Bagnoli in Piano, Reggio Emilia, 0522 95 13 22. Domenica 26 gennaio, orchestra Ivana Group con possibilità di cena. Dancing Montagnola, Campo Gagliano, Modena, via Giuseppe Garibaldi 51, info prenota Deborah al 348 51 98 529. Mercoledì 22 gennaio, Patrizia Ceccarelli. Mercoledì 29 gennaio, Patti Stella. Ho messo tutte le la busta della spesa e lasciato le mie chiavi sopra il tavolo di casa. Dalla finestra aperta il sole arriva qui col suo tepore. Poi ho riempito la valigia con la voglia di partire come un punto che si perde lontanissimo nel mare, lasciandomi portare dalla curiosità, aprire le mie ali nel cielo, ogni giorno nuovo che arriverà, attraversare il mondo, che sensazione dà, senza dover pensare domani che sarà, la luce di un tramonto che affonda ancora, attraversare il mondo, spalanca l'anima, volare sui colori, sulle diversità, è un sogno ad occhi aperti che supera il confine dell'immaginazione. I miei gerani in custodia alla vicina, così che possa curarli mentre io sarò lontana, così al mio ritorno saranno ancora qua. Spalanco le mie ali nel cielo, non so ancora dove, però ancora, attraversare il mondo, spazio.
coperta ricamata, la luna fra le stelle fa la spia. Vorrei cantare a te la serenata, con gli strumenti e con la compagnia. Lasciatela è bella, l'ho pitturata io col mio pennello, l'ho pitturato io quel suo bel viso, sembrava un angiolin del paradiso. Lasciatela collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, agenzia viaggi Porto Franco di Sant'Ilario Denza in provincia di Reggio Emilia, Rechico Caffè, la tua pausa di qualità.